Bentrovati al TG2000, edizione Flash, è arrivato nel porto di Catania il peschereccio con a bordo circa 700 migranti soccorsi nei giorni scorsi al largo delle coste siciliane. Oltre 200 persone erano già state sbarcate tra Catania e Messina con due motovedette della Guardia Costiera dopo un trasbordo al largo della Sicilia. Intanto almeno 10 migranti provenienti dall'Africa subsahariana sono morti annegati nel naufragio di un barcone al largo delle coste della Tunisia. Mutui casa sempre più cari, salgono oltre la soglia del 4%. A febbraio i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie. Lo comunica il bollettino di Banca Italia. Il tasso sulle nuove erogazioni di credito al consumo si attesta invece al 9,88%. Sono sereno, così Pietro Orlandi all'uscita del Vaticano dopo più di 8 ore di colloquio ieri con il promotore di giustizia Alessandro Didi, che lo ha convocato come persona informata dei fatti in merito all'inchiesta sulla scomparsa della sorella Emanuela. Finalmente, dopo 40 anni, ho trovato ampia disponibilità a fare chiarezza, aggiunto, sottolineando che sono state verbalizzate tutte le sue dichiarazioni. Continua la degenza di Silvio Berlusconi nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, dove il presidente di Forza Italia è entrato esattamente una settimana fa. Trascorsa tranquilla la notte, al momento per oggi nessun aggiornamento medico. Il cavaliere, assistito dalla compagna Marta Fascina, ha ricevuto la visita del dell'ultimo genito, Luigi. Due operai di 69 e 51 anni sono morti questa mattina in provincia di Milano a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura in un golf club. Un terzo operaio di 25 anni è rimasto ferito in modo grave. Tutti e tre erano dipendenti di un'azienda agricola. Il presidente americano Biden è arrivato a Belfast, in Irlanda del Nord, per una visita simbolica e politica a 25 anni dalla firma degli accordi del Venerdì Santo. Sono qui per mantenere la pace, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, di origini irlandesi per parte di madre. Primo appuntamento di oggi, l'incontro con il premier britannico Sunak. E al termine dell'udienza generale, Francesco ha ricordato l'enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII, pubblicata 60 anni fa nel pieno delle tensioni della Guerra Fredda. Fu uno squarcio di sereno in mezzo a nubi oscure. Il suo messaggio è attualissimo, ha detto il pontefice, che ha chiesto poi di pregare per la martoriata Ucraina e per un mondo sempre più provato dalle guerre che si allontana da Dio. Tennis, italiano in campo a Monte Carlo, Musetti si è aggiudicato il derby con Luca Nardi, avanza anche Sinner contro l'argentino Schwartzman, ritiratosi quando era in svantaggio di un set e di un break. Più tardi Berrettini atteso dall'altro argentino Serundolo e tra poco per Lorenzo Sonego il proibitivo match con il russo Medvedev. È tutto, grazie per essere stati con noi, prossima edizione del TG2000 alle 18:30, arrivederci.